Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rib inside which flow be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Nel 1893 il fratello Stanton aveva mosso una lacre critica disfattista nei confronti della Chiesa avventista, attirando dalla sua parte un certo numero di membri di Chiesa sprovveduti. Ellen White, in un articolo sulla Review and Herald del 12 settembre di quello stesso anno, commentava: «Bisogna che si sappia che questi uomini sono dalla parte del grande seduttore. Essi si uniranno ai nemici di Dio e della verità. Non li ricevete, perché la loro opera non è da Dio». Stanton e i suoi seguaci avevano persino estrapolato delle dichiarazioni dalle testimonianze di Ellen White e, separandole dal loro contesto, le avevano usato per rafforzare le loro idee. La sorella White reagì scrivendo: «Coloro che hanno accusato la nostra Chiesa hanno citato le testimonianze per appoggiare le loro tesi. Avrebbero fatto bene invece a citare quello che da anni è lo scopo del mio messaggio, l'unità della Chiesa». L'unità della Chiesa, ecco lo scopo del ministero di Ellen White. È lo stesso scopo del ministero di Gesù e dovrebbe essere lo scopo di ogni membro fedele della Chiesa del rimanente. Del resto, non solo in campo religioso ma anche in quello sociale e politico, l'unità dovrebbe essere l'elemento prioritario. Dovrebbe. Invece... Ecco le varie parti dello studio. Prima parte, il separatismo politico. Seconda, il separatismo nelle chiese. Terza, l'unità affettiva della Chiesa. Quarta, l'unità dottrinale dei fedeli. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. La profezia di Daniele capitolo 2, per il tempo che precede il ritorno di Cristo, prevede un separatismo politico esasperato in ambito agli stati odierni, affermando di essi, Daniele 2:42-43, «non si uniranno così come il ferro non si amalgama con l'argilla». La cosa intrigante è che il diffuso indipendentismo politico odierno, infatti, si inserisce palesemente nelle caratteristiche dei segni dei tempi indicati da Gesù quali evidenze dell'imminenza del suo ritorno. Prendiamo in considerazione gli imperi universali descritti nella profezia della statua di Daniele 2, Babilonia e, a seguire, Medo-Persia, Grecia e Roma. Notiamo per grandi linee che nei primi due imperi vigeva un forte unionismo e un patriottismo esemplare. Questo è il ferro, cioè l'elemento forte per la funzionalità e la durata. Stessa cosa per l'impero greco, dove però si nota già uno spirito separatista a livello dei quattro generali di Alessandro Magno, che alla sua morte frazionano l'impero in quattro entità politiche. Ma non si tratta ancora di tendenza separatistica di massa. È solo una questione di opportunità politico-egemonica. Con la comparsa dell'impero romano che conquista la Grecia, ritorna il rientro nei ranghi dell'unionismo. Infatti Roma impera a lungo e sostanzialmente unita, coesa e patriottica.
Non per niente nella profezia è rappresentata dal ferro. Le cose cambiano radicalmente invece quando i popoli barbarici conquistano l'impero romano, dando origine agli stati d'Europa odierni rappresentati dalle dita della statua simbolica. Come la profezia aveva previsto, questi stati non si sarebbero mai più unificati per formare un quinto impero universale, malgrado i tentativi maldestri di Carlo Magno, Luigi XIV, Napoleone, Guglielmo II e Hitler. Anzi, lo spirito separatista europeo dà origine alla Prima Guerra Mondiale. Poi, peggio, scoppia anche la Seconda, che coinvolge stavolta anche gli USA e non solo. L'Europa al suo sorgere viene rappresentata dal ferro misto all'argilla. Quindi è una realtà precaria, instabile, cosa che è ancora presente sotto i nostri occhi. Oggi, a dispetto dei tentativi encomiabili della nascita dell'Unione Europea, lo spirito unionista infatti rimane ancora una chimera. Anzi, separatismo e indipendentismo sono di casa a destra e a manca in Europa e altrove. Per esempio, in Italia citiamo svariate tendenze indipendentiste. Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono mescolanze di ferro e argilla che minano la coesione e la stabilità. Se poi facciamo un giro nel resto dell'Europa, come non citare la Catalogna? Ma ci sono altri movimenti indipendentisti in Spagna, nell'est europeo, in Francia, in Gran Bretagna, in Svezia e in Belgio. E sono pochi esempi. Peggio, nel mondo ci sono guerre e tumulti secessionisti a intermittenza o quasi perenni, con milioni di vittime. Per esempio Afghanistan, Algeria, Burundi, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Filippine, Yemen, Israele, Palestina, Libia, Turchia, Siria, Kashmir, Nepal, Nigeria, Somalia, Sudan, Uganda, Ucraina, Birmania, Burkina Faso, Yemen, Venezuela, Cile, Libano, Iraq, Hong Kong. Non si uniranno così come il ferro non si amalgama con l'argilla. La Chiesa, ecclesia, significa l'unione dei fedeli. Essa è paragonata alle varie membra del corpo di Cristo. Da ciò appare chiaro che la Chiesa è tale in quanto unita. Se è disunita, non è più una Chiesa, non è più un insieme di fedeli, ma degli individui senza affinità tra di essi. Se non è unita, non è un corpo, ma delle membra sparse, amputate, senza interazione e senza vita. In abito alla fede, lo spirito separatista cominciò con Lucifero, che pretese di fare a meno della dipendenza da Dio, suo creatore e signore. Poi si verificò anche nell'azione sconsiderata di Eva, che si allontanò da Adamo per recarsi da sola presso l'albero proibito e diede retta a un serpente che parlava. Lo stesso spirito separatista prosegue poi con la decisione irresponsabile di Adamo, che si allontanò da Dio per seguire Eva. Il medesimo spirito indipendentista lo esercitò la Chiesa cristiana, soprattutto a partire dai secoli bui del Medioevo, quando adulterò i comandamenti di Dio e altre dottrine di Cristo. Il protestantesimo storico rimise parzialmente in luce le verità di Dio contraffatte, ma poi si addormentò sugli allori. Gesù in Apocalisse gli avrebbe mosso un solenne rimprovero. Apocalisse 3:2. Io non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Il protestantesimo storico non solo non completò l'opera di ripristino delle dottrine di Cristo, ma neppure accettò quegli elementi dottrinali scoperti dagli altri movimenti cristiani successivi. Peggio, a grande maggioranza, per lo studio della Bibbia adottò il metodo di interpretazione storico-critico, che in pratica antepone l'autorità pseudoscientifica a quella dell'ispirazione divina, inficiando di fatto il carattere soprannaturale della Bibbia.
La chiesa del rimanente poi ebbe l'umana saggezza di accettare tutte le verità già riscoperte in precedenza dalla Riforma e di aggiungervi quelle riscoperte dai pionieri avventisti, tra cui il ripristino del quarto comandamento, il sabato come giorno di riposo e di adorazione. Soprattutto la chiesa avventista, per lo studio della parola di Dio, adottò il metodo interpretativo storico-profetico. Questo metodo di interpretazione tiene in considerazione la scienza dimostrata e la storia accreditata, ma senza mai svilire l'ispirazione divina del testo biblico, che resta prioritaria. Logico che il cristiano intellettualmente onesto, alla luce dello studio accurato della parola di Dio col metodo interpretativo storico-profetico, dovrebbe accettare tutta la verità della Bibbia. A volte, in qualità di pastore avventista, terminata una serie di studi biblici, ci sono state persone che si scusavano dicendo: «Oh, io non entro a far parte di questa chiesa, ma anche separato da essa rimarrò un seguace delle dottrine di Cristo che ho studiato con te». Queste persone ingannano se stesse. La parola di Dio è estremamente chiara in questo. Atti 2, 46, 47. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Il Signore conduce i nuovi convertiti dentro la Chiesa e non fuori da essa. Nessuno può pensare di essere approvato da Dio quando per calcolo non entra nella sua Chiesa o si separa da essa. Lo spirito di profezia scrisse: Cristo e la sua Chiesa sono inseparabili. Pensare di ricevere la luce direttamente da Dio significa mettersi in una posizione di delusione e di sconfitta. Il Redentore del mondo non autorizza l'esercizio religioso all'infuori della sua Chiesa riconosciuta e organizzata. E allora? Unione o separazione? Il ferro o l'argilla? Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Qui Gesù afferma che l'affettività reciproca, l'amore, in ambito ai membri di Chiesa, è la prova di discepolato più eccellente. L'unità della Chiesa si alimenta proprio mediante uno spirito di affetto reciproco, di comprensione, di apprezzamento, sia gli uni con gli altri, sia nei confronti delle istituzioni ecclesiali. E questo malgrado il fatto che la Chiesa non sia perfetta. Ellen White afferma: «Da una parte Cristo attira nella Chiesa delle persone convertite, dall'altra Satana si sforza di introdurvi degli inconvertiti. Nella Chiesa vi sono due forze contrarie continuamente all'opera. Una si sforza di purificare la Chiesa, l'altra di corrompere il popolo di Dio». No, la Chiesa non è perfetta, ma significa con ciò che non è la Chiesa di Dio? Che bisogna vivere separati da essa? Che Dio non ha una chiesa sulla terra? No! Ellen White dichiara: «La chiesa, benché debole, imperfetta e bisognosa del rimprovero divino, è l'unico oggetto della sollecitudine di Gesù. Non c'è niente sulla terra che sia così caro a Dio come la sua chiesa». E ancora: «Ho avuto l'incarico di dire agli avventisti del settimo giorno del mondo intero che Dio ci ha suscitato come popolo per essere un suo tesoro particolare. Egli vuole che la sua Chiesa sulla terra sia perfettamente unita nello spirito e nel consiglio del Signore degli eserciti sino alla fine dei tempi». L'amore di Dio per la Chiesa è il modello dell'amore reciproco tra i membri. Questa è la prova principale di discepolato e diviene causa eccellente dell'unità ecclesiale, il ferro che vince sull'argilla. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father,
La conformità dottrinale tra i membri è un altro elemento indispensabile per l'unità della Chiesa. Prima Corinzi 1:10. Fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Questo testo raccomanda l'unità sociale e dottrinale della Chiesa. Ciò significa che noi tutti dovremmo essere solleciti nell'accettare i consigli e le riprensioni che ci vengono formulati dalla Chiesa e seguire unitariamente le 28 dottrine che ci contraddistinguono. Ellen White scrisse: «Ci sono sempre stati individui con la pretesa di avere ragione. Ogni persona ha una sua teoria e ognuno crede di essere in accordo con la Bibbia. Perciò ciascuno diviene una chiesa a sé. Così non deve essere». Purtroppo anche in ambito alla Chiesa del rimanente esiste il rischio, e già c'è qualche sintomo, di una tendenza a separatismo dottrinale. Geremia 18:15. «Il mio popolo ha dimenticato i sentieri antichi per seguire sentieri laterali». Seconda Timoteo 4:3-4. «Verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole». Come mai prima, oggi questo segno dei tempi è così attuale. Infatti, a diversi livelli, a volte anche tra le nostre fila, la sana dottrina è messa in discussione, boicottata e scimmiottata da sostituzioni neopagane, pseudoscientifiche o personalistiche ad effetto. Piuttosto che predicare la sana dottrina, si preferisce elaborare vecchie eresie e nuove interpretazioni, facendo sfoggio di elaborazioni teologiche autoreferenziate, spesso discutibili e a volte ridicole. Quanto diviene trend atteggiarsi a teologi innovativi che si presentano come esperti provetti che conoscono a menadito ermeneutica, filologia e quant'altro, più e meglio di chi ha già prima elaborato verità che ora vengono liquidate come datate. E tutto questo spesso nell'intento di tendere la mano a un ecumenismo di facciata o a presentarsi come teologi originali, innovativi, cool, a scapito spesso, ahimè, della sana dottrina. Questo atteggiamento nefasto è un tarlo per la Chiesa e stanca i membri coerenti e impegnati, i quali, afferma lo spirito di profezia, sono provati anche dall'indolenza, dall'incoerenza, dalla tiepidezza e dal tradimento di quanti si dicono amici e collaboratori. Isaia 31:6. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati. Ellen White dichiara: Dio non dà a un suo singolo servitore una conoscenza del suo volere per l'intera Chiesa, mentre lascerebbe nelle tenebre la Chiesa stessa, che è il corpo di Cristo. Dio sta guidando un popolo, non pochi individui qua e là, di cui uno crede una cosa e un altro ne crede un'altra. Dunque, da una parte, guardiamoci bene dal puntare il dito gli uni contro gli altri per fare gli accusatori dei fratelli o arrogandoci la mansione di giudici. D'altra parte, diffondiamo il messaggio dei tre angeli in una predicazione della verità rispettosa ma trasparente. Evitiamo di veicolare anche involontariamente l'idea perniciosa che una chiesa vale l'altra. Facciamo attenzione all'esercizio maldestro di un ecumenismo di facciata che stabilisce nel tempo un modus populi, una moda, una sensibilità estrema a favore della diversità, fino a inglobarle nel concetto di piena complementarità. Ricordiamo che errore e verità non possono essere complementari, dato che sono antitetici. La cosa incredibile, o forse no,
E il fatto che coloro che predicano dottrine adulterate lo fanno all'interno della Chiesa, ma trascurano accuratamente di predicare all'esterno la dottrina sana, adempiono insomma il mandato di Cristo al contrario. Io però resto fedele al mio credo, fin tanto che esso non venga eventualmente rivisto dalle strutture ufficiali della mia Chiesa in assemblea della Conferenza Generale. Nel 1875 Ellen White scrisse in proposito: «Mi è stato mostrato che quando viene esercitato il giudizio della Conferenza Generale, che è la più alta autorità che Dio possiede sulla terra, l'indipendenza e il parere dei singoli non dovrebbero essere mantenuti, bensì abbandonati. Per quanto mi riguarda, quindi, se dovessi incombere in qualche contraffazione dei 28 articoli di fede, tuttavia non la predicherei e non farei proselitismo al contrario. Se poi ritenessi l'eresia irrinunciabile da parte mia, darei le dimissioni da pastore e da membro di chiesa. Io sono pastore avventista e ho il dovere e il privilegio di predicare la sana dottrina della Bibbia come insegnata dalla mia chiesa. Sono iscritto nei registri della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e questo mi procura umile fierezza». E allora, fratelli e sorelle, nella Chiesa del Signore siete il ferro o l'argilla? Meglio avere la consistenza del ferro, perché è il consiglio di Dio per ciascuno di noi, è di restare uniti al suo popolo e abbandonare la moda del separatismo sociale, ecclesiale e dottrinale. Questo è quanto Ellen White espresse dicendo: «Io supplico coloro che professano di avere fede nella verità di camminare con la mano nella mano dei loro fratelli. Non date al mondo l'occasione di dire che non siamo uniti, che gli uni insegnano una cosa e gli altri un'altra. Perciò, fratelli e sorelle, coraggio. Con le parole di Dante vi esorto: non ti curar di lor, ma guarda e passa. Guardate avanti, sapendo che i veri collaboratori di Dio agiscono con una convinzione che non conosce tentennamenti, perché i loro sguardi sono sempre rivolti verso il trono della grazia. Perciò, per quanto mi riguarda, io seguo il consiglio dell'Apostolo Paolo, Atti 20:27. Non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Insomma, io amo insegnare la verità di Dio completa, non diluita, non adulterata, che è sintetizzata dalle 28 dottrine ufficiali della Chiesa Avventista. Infatti io sono innamorato della mia Chiesa, rimango paladino delle sue dottrine e amo servire il Signore. Giosuè 24:15. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi a chi volete servire. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Il Signore vi benedica.